Benvenuti al telegiornale di diregiovani.it. Come ogni giorno vi chiediamo di iscriverci o mandarci i vostri contributi al nostro indirizzo email redazione@diregiovani.it. Ma è mai possibile che ci sentiamo tutti brutti? Forse è arrivato il momento di vederci per come siamo e di raccontarci condividendo pensieri, poesie, pagine di diario e anche video e foto. Inviate i vostri contributi a redazione@diregiovani.it e presto li vedrete online sul nostro portale. Raccontate come vi vedete e potrete ricevere anche una t-shirt con il logo I Like Me. Accendi molti fuochi contro il bullismo. Si tratta di un progetto bolognese volto a prevenire forme di disagio e a realizzare percorsi di inclusione sociale e integrazione dei disabili in ambito familiare e scolastico. Basta la segnalazione di un insegnante per attivare le fasi dell'intervento, dai laboratori al lavoro sulle emozioni, per aiutare i bambini a creare relazioni. Il servizio segue anche i ragazzi nel passaggio tra scuola elementare e media per discutere delle aspettative e delle paure in vista dell'ingresso nella nuova scuola. Shopping ingordo, desiderio smodato di cambiare continuamente accessori? Un sogno che può diventare realtà, almeno stando alle nuove iniziative imprenditoriali che viaggiano in rete e promettono di soddisfare i maniaci del trendy con la formula affittare anziché comprare. Anche in Italia dilagano i siti che promuovono il baratto o il noleggio di borse griffate, ma non solo. Dalla casa agli abiti da sera o cerimonia, passando per i gioielli ed elettrodomestici, stampanti e oggetti di arredamento. Google Maps chiama, gli utenti rispondono. Il popolare sistema di mappe online di Google si prepara a un restyling senza precedenti, che gli offrirà di conquistare sempre più utenti, i quali saranno chiamati in causa per aggiornare con le proprie conoscenze le mappe preesistenti. Il tutto avverrà in tempo reale e i creatori potranno scegliere se rendere pubbliche o tenere privati le informazioni aggiuntive. A proposito, provate a visualizzare l'itinerario che va da Torino a New York. Al punto 38, Google Maps suggerisce di attraversare l'Oceano Atlantico a nuoto. Tanto sono solo 5.500 km. Questa era la nostra ultima notizia. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Se volete diventare reporter per un giorno o per una vita, con noi potete farlo. Basta inviare una pillola video di 2 minuti circa, realizzata come volete, al nostro indirizzo email redazione@diregiovani.it. Buona giornata!